Ascolti, Isola dei Famosi a 4,5 milioni, 25,46, cala romanzo familiare. Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com'è andato che fuori tempo che fa? Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto? In prima serata Rai 1 ha trasmesso la quinta puntata della fiction romanzo familiare. Risultati in calo, 5.102000 spettatori, 18,26 di share, nel primo episodio e 4.409000. 18,78, nel secondo. Su canale 5 4.565000, 25,46, per la prima puntata dell'Isola dei Famosi 13 con Alessia Marcuzzi. L'ottimo share è dovuto alla durata infinita fino all'1.31 di notte. Ascolti TV di lunedì 22 gennaio 2018 in seconda serata, i numeri di Che fuori tempo che fa. In seconda serata su Rai 1 1. 194.000, 9,57, per Che fuori tempo che fa con Fabio Fazio. Auditel, come funziona? La società HB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell'abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto Pownell, è aumentato nel tempo, dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all'avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1 gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1 agosto 1997, con l'allargamento a 16.100 famiglie, 41.000 individui, da luglio 2017. Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando, in questo modo il Meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il Meter è composto da tre unità, il Monitor Detection Unit, MDU, che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell'apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato, l'ANSE telecomando, attraverso il quale la famiglia campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione, il Meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.